Allora, noi ci conosciamo da una cinquantina d'anni, forse pure qualcuno più, Grosso no? modo. Io sapevo di te, del tuo impegno politico, all'inizio lo sport, una cosa e un'altra. Adesso ti trovo così che fai lo scrittore, ma come ti è venuta sta voglia? Ma io non è che faccio lo scrittore di professione. Diciamo che questo libro è il frutto di una sorta di innamoramento che mi ha preso quando ho letto un saggio bellissimo su Stilicone scritto da un grande storico italiano, Santo Mazzarino. Mi sono innamorato di questo personaggio dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, ma soprattutto dal punto di vista etico e morale. Perché secondo me è stato un protagonista della storia di Roma, nella parte finale della storia di Roma, ma forse il protagonista, come dire, più vicino alla sensibilità di un eroe, perché Stilicone secondo me è stato un vero e proprio eroe, nel senso che ha combattuto contro i nemici dell'impero, non ha mai approfittato della sua potenza, era anche primo ministro ovviamente, è stato console, oltre che comandante in capo dell'esercito romano, ma non ha mai approfittato della sua posizione di tutore di un bambino. Avrebbe potuto benissimo sostituirsi al bambino per occupare il trono di Roma, ma lui non lo fece. Cosa che accadeva Cosa che facilmente in quei tempi. soprattutto dopo di lui è accaduta con una certa frequenza. Ma lui non l'ha mai fatto perché intanto non credeva che fosse Corretto. etico, poiché lui sapeva di essere un semibarbaro, ma soprattutto per corrispondere al giuramento che aveva fatto a Teodosio in punto di morte, cioè il giuramento di difendere i suoi figli e di difendere la dinastia. La sua lealtà l'ha portato allo scontro con un senato che invece lo riteneva troppo vicino ai barbari. Ma che in realtà dietro questa accusa nascondeva invece gli interessi colposi di non voler pagare il necessario per sostenere le spese per l'esercito, per sostenere le spese dello Stato. Quindi lui diventa un bersaglio del Senato e della classe aristocratica conservatrice e lo accusano di vicinanza con i barbari per poterlo eliminare. Vengono diffuse ad arte voci che lui è amico di Alarico, grande protagonista di quella fase della storia romana. Lo accusano di voler mettere suo figlio sul trono al posto dell'imperatore legittimo e alla fine riescono a organizzare un complotto che pone fine alla vita di Stilicone. Basta, non diciamo di più, se no il libro non lo legge nessuno. Oh, ma a proposito, sto libro dove si trova? Il libro si trova in tutte le librerie. Io quando ho scritto il libro, e ci ho messo 10 anni perché l'ho scritto in, come si dice, Quindi è in momenti. un amore È un lungo, amore lungo e lungo. duraturo, l'ho scritto nei momenti liberi della mia vita e poi quasi per scherzo l'ho mandato alla casa editrice Castelvecchi, mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevano intenzione di pubblicarlo perché per loro era un libro molto interessante, molto bello. Il libro si trova su Amazon, si trova nelle librerie,
dove non è presente basta ordinarlo e verrà portato. Io lo leggerò al più presto e spero che non sia l'ultimo. Non lo so. Vabbè, non mettiamo limiti alla divina provvidenza.